cosa parleremo oggi? Parleremo di The Watchmaker, che è un videogioco molto nuovo ed è un titolo probabilmente interessante che comunque fino a questo momento non è stato considerato da praticamente nessuno. E non so per quale motivo, ma insomma, non ha avuto per nulla copertura. Avrà i suoi problemi probabilmente. Vediamo che titolo è. Allora, innanzitutto qui abbiamo questo protagonista che non è proprio bellissimo. Mi sono comparsi i loghi, tra l'altro, di Unreal Engine, suppongo sia Unreal Engine 4, quindi quello tecnologicamente più bello. Tra l'altro è cambiato adesso il personaggio, la sua pettinatura. Abbastanza lungo. Non siamo più abituati ai caricamenti dei giochi, sono diventati tutti abbastanza veloci, più ottimizzati, però qualcuno evidentemente si permette ancora di poter farci aspettare. Beh, il caricamento è decisamente lungo. Il caricamento record. Questo indica soprattutto, credo, problemi abbastanza seri di ottimizzazione. Situazione quasi imbarazzante davvero per me, ma anche per lo sviluppatore. Ah, forse qualcosa è successo. Ok. Tra mille difficoltà lo schermo si è avviato. Il caricamento è terminato, meno male. Ok, dove può essere? L'ho cercato per un'eternità. È l'unico che può sistemare questo maledetto disastro. Il tempo è collassato e sicuramente è invecchiato abbastanza. Dannazione, questa torre è enorme. Ma devo cercarlo e per reclamare ciò che è giustamente mio. Darò un'occhiata in quella stanza da quella parte. Ecco, finalmente l'ho trovato. Alexander. Ascolta, qualcuno sta sabotando la nostra torre. E ha fatto impazzire il tempo. Cosa? Non guardarti nello specchio, non abbiamo tempo da sprecare. Dobbiamo uscire fuori di qui il prima possibile. Ok. Ci sono ticchettii un po' ovunque, io mi muovo. Oh. C'ho una periferica che muove il tempo, decisamente. E qua anche c'è. Non so cosa ho fatto, però vabbè. Ci sono vari meccanismi di controllo del tempo, evidentemente. Left trigger to grab an object, eccolo qua. E il D-pad per muoverlo. Ma non me lo fa muovere in realtà. Oh. Questo lo dobbiamo mettere. Proviamo a mettere qui. Ok. Prendiamo anche questo. Perfetto. Abbassiamolo. Eccolo là. Excellent. You're quick. I like that. Although it may not. È davvero un gioco in cui non si capisce granché. Allora, checkpoint. Il checkpoint recupera l'età corrente di Alexander, recupera anche la stamina e le power cell. Ok, quindi questo checkpoint, quando moriremo, finiremo qua. Quindi quella sulle nostre spalle credo che sia la nostra età. Ok, vabbè, saltiamo. No. Questo gioco c'ha dei problemi di ottimizzazione enormi, ragazzi. Right trigger to use magnetic impulse. Da usare dove? Qui per far scendere questo. Ah, ok. Che poi dovremo prendere e sistemare qui, presumo. Ok, qui abbiamo questo meccanismo. Ok, quindi praticamente dobbiamo muoverci perché più passa il tempo, più invecchiamo. E questo non va bene, ovviamente. Quando arriveremo a 90 anni saremo morto.
Use your hand thingy. It's called a magnetic impulse. Big mouth spirit. All right, call it whatever you want. Cioè, qui praticamente possiamo ammazzarli con questo impulso magnetico. Ok, vabbè, insomma, sto gioco qui mi ha già buttato addosso un sacco di roba strana. Piuttosto complicata. Sicuramente più complicata del tipico puzzle game. Non so quanto questo possa essere un vantaggio. Già questa intera sezione iniziale è piuttosto confusa. Oh, qui muovo quella di sotto. Che adesso mi sembra tutta connessa. Questa qua invece non è connessa. Adesso lo è. E ora bisogna connettere anche questa qui. Perfetto. I knew you could do it. I feel like I could solve anything in this place. I'm sure you can. Let's keep going. Cerchiamo di prendere le misure per stare qui sopra. E adesso di qua. No, mamma mia, quando se ne cade in questa maniera. Cerca di mettere in mezzo tanta di quella roba tra platform, enigmi. Che mi sembra francamente esagerato. E purtroppo non è, questo è un puzzle game, ma non è complicato per le fasi puzzle game, ma per le fasi platform. Che è una contraddizione abbastanza grave. Praticamente dobbiamo risolvere tutto prima di arrivare all'età di 90 anni, che potete vedere sul dorso del nostro personaggio qui. Adesso però dove devo andare? Questa torre enorme, penso di dover andare per forza da qua. Opa. Però per farci cosa qui? Qui ho avviato qualcosa del tempo, qua non succede niente. Adesso? Qua sopra? Oh, detesto i giochi così. Poi c'è questo stuttering enorme all'inizio di ogni vita. Gioco dall'ottimizzazione inesistente. No ragazzi, dai, perché? Ci sono sicuramente delle intenzioni molto buone, nobili e tutto quello che vogliamo, ma mi pare abbastanza pacifico che qui qualcosa non abbia funzionato. Non c'è nessuna indicazione, non c'è niente. Niente di niente. Vado ad andare qui. Cioè, è morto con quel saltino. No, ragazzi, sto gioco è rotto. Eccoci qua. Forse così va bene. Ok. Sto riavviando il tempo qui. Ho riavviato. Ho riavvolto il tempo. Però che cosa combino in questa maniera? Che devo andarmene di qua per andare là sopra? Oddio. Cioè, la gente non capisce che fare le sezioni platform in un videogioco è difficile. Forse è ancora più difficile che fare quelle puzzle. Questi qua hanno dovuto fare le sezioni platform e le sezioni puzzle. Spero che almeno una di queste due cose sia venuta fuori decentemente. L'impressione iniziale non è proprio di quelle migliori. Guarda qui che salto brutto che devo fare. Ok. Qua stiamo combattendo in maniera tristissima con questi nemici. Start, stop, time power. All you do is worry about watches and your grumbling tower. Well, ah, qui devo insomma approfittarne per passare qua in mezzo, credo. Andiamo. Ok, perfetto. Saltiamo qui dentro. Sono dei dialoghi totalmente soffocati dall'azione. Chiaro che di fronte a queste condizioni diventa difficile essere ottimisti con un gioco del genere. Qui c'è un pulsante. Avviciniamo quella piattaforma. Che si allontana. Quindi forse qui dobbiamo utilizzare quell'altra cosa. No, così devo fare prima così. Quando è vicina.
Devo catapultarmi qua, ok. Perfetto. Ok, qua c'è questo ponte tutto rovinato che crea problemi. C'è quella roba che si attiva quando premo questo pulsante, quindi se la facciamo tornare da questa parte, vediamo un po'. Vediamo se ci fa salire per lavorarci. No. Bug, siamo incappati nel super bug totale. Perfetto. Ah, ok, da qui possiamo fare questa cosa qui che non so assolutamente a cosa serva. Com'è andata? Use the force, Alexander. Eccoci. Perfetto. Qui abbiamo un altro enigma. Vediamo che tipo di enigma è. Cosa si è mosso? Questa piattaforma. Che poi dobbiamo fermare il tempo. No, troppo presto. Dobbiamo fermare il tempo, ovviamente. Per poterci saltare sopra, maledetto. No, ragazzi, bisogna rifare tutto. Ma che è sta roba? Ma che è sta roba, raga? Ma che è sta roba? Ma chi ce lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Di fare sta cosa qui? Ma qui recensione negativa e basta, via, su Steam. Cioè, no, no, non ce la posso fare a giocare qui ancora, sta tragedia di gioco. No, 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 per carità, proprio, ragazzi.